tutti, benvenuti all'ultima puntata di Tagga la Puglia. Eh beh, il nostro viaggio è giunto, direi, al capolinea. Ragazzi, vi dispiace un po'? Oppure, insomma, siete anche sereni perché così non avete più impegni? No, è normale che ci dispiace. Leonardo, sentiamo anche gli altri. Beh, è stato Daniele, è stata una bella esperienza. Francesco. È stato un bel viaggio. Basta. Un bel viaggio, è terminato. Punto. Luca? Punto. Tommaso, Daniele, sentiamo un po' tutti, dai. Ah sì, viaggiare comunque è bello, farlo in compagnia ancora di più e abbiamo visto posti stupendi. Ecco, io spero che qualcosa vi abbia colpito in particolare, sia rimasto un po' nella vostra mente. C'è qualcosa che vi è piaciuto, Jonathan? Vedo che... Sentiamo te. Io mi ricordo del comune di Calimera. Perché da lì mi sono ricordato, visto che noi non facciamo greco a scuola, essendo un istituto tecnico, che Calimera significa buongiorno. Ecco, adesso quindi, me lo ricorderò per questo. Ecco, ti è rimasto impresso questo. Bene, poi abbiamo scoperto che, per esempio, che chi va in vacanza a Margherita di Savoia? Sempre io. Ah, sempre tu. Sì, abbiamo scoperto del nonno di Francesco a Montesano Salentino. Beh, abbiamo scoperto che ha perso il pullman per Ginosa, sempre Francesco. Beh, tante, tante belle storielle. Bene, oggi, cari ragazzi, cari amici e cari amiche a casa, chiudiamo il nostro tour, andiamo tutti insieme a scoprire Sant'Agata di Puglia. Ancora una tappa nel cuore del subappennino Dauno, amici di Tagga la Puglia, amici di Antenna Sud, ben ritrovati da Domenico Brandonisio. Ci troviamo adesso a Sant'Agata di Puglia, approfondiamo la conoscenza di questo paese, anch'esso bandiera arancione del Touring Club Italiano, con Gerardo Leonetti, benvenuto. Sì, salve, salve, benvenuto. Allora, Sant'Agata di Puglia, molti la conoscono anche come località dove si sono girate le riprese del film Belli Ciao di Pio e Amedeo, noto duo comico foggiano, però Sant'Agata di Puglia è senz'altro molto di più di questo. Eh beh, certo, insomma, è un borgo dell'entroterra della provincia di Foggia, molto bello, siamo a 800 metri sul livello del mare, siamo a confini tra tre regioni, che è appunto la Puglia, la Basilicata e la Campania, quindi un posto bellissimo, borgo, come dicevo prima, molto bello, borgo, come diceva lei prima, bandiera arancione già dal 2002, quindi quest'anno sono 20 anni che il Touring Club ci ha dato questa opportunità, e quindi insomma ci sono molte pregole. Il borgo medievale, il castello molto bello federiciano, insomma è un borgo da visitare. Borgo da visitare, tra l'altro ti chiedo a proposito, qua c'è una particolarità storica che riguarda Sant'Agata? Vabbè, insomma, diciamo, noi intanto siamo ecco, visti appunto da questo discorso, da questo castello che ha anche questa caratteristica, appunto, che Federico II, con documento trovato nel 1200, dava ai paesi vicini, appunto, i paesi vicini dovevano dare dei soldi per il mantenimento del castello di Sant'Agata. E quindi poi il discorso storico è tutto. Noi poi siamo legati anche a una leggenda, tra una storia e leggenda, di cui facciamo anche un corteo medievale nel mese di agosto, legato appunto a Pandolfo IV, principe di Capua, intorno all'anno 1000, che noi appunto con questo corteo facciamo, e siamo legati a una tradizione che parla della sua morte, cioè dell'applicazione dello Ius Primae Nocti, quindi del diritto della prima notte, dove lui appunto applicava sulle spose dell'epoca, e muore per mano del suo barbiere, che appunto doveva sposarsi, e gli chiede di non applicare questa legge su di lui, ma lui, inflessibile, dice: guarda, la legge è legge, bisogna rispettarla. E quindi, mentre gli rade la barba, ecco, gli taglia la gola. Questo, diciamo, è questa storia leggenda che noi raccontiamo qui a Sant'Agata. Molto interessante. Tra l'altro, nel frattempo, mentre guardiamo le immagini sul nostro schermo, notiamo, insomma, no, tutti gli scorci più belli di Sant'Agata, vista dall'alto, i monumenti, le chiese. Ti chiedo, perché un turista dovrebbe venire qui?
Ma intanto lo dicevo prima perché è un borgo bellissimo, e poi qui c'è tanto da visitare, ci sono tante chiese bellissime. C'è la chiesa, una su tutte? Una su tutte è la chiesa madre, la chiesa di San Nicola, una chiesa molto bella del 1500, con delle opere molto importanti come una tela di Pacecco de Rosa, come un presepe molto bello di Stefano da Putignano, uno dei pochi presepi pugliesi di Stefano da Putignano, e quindi veramente un trittico ligneo molto bello del 1500, una cripta affrescata negli anni 40 del secolo scorso di Enzo Liberti, ma poi ecco tutto il centro storico, tutto il borgo antico, tutte le viuzze, le trasonne, le famose trasonne che noi chiamiamo, e poi c'è anche molta gastronomia. Perfetto, io allora ringrazio Gerardo Leonetti per il suo intervento piuttosto esaustivo. Viva allora Sant'Agata di Puglia, amici di Antenna Sud, da Sant'Agata appunto è tutto, continuate a seguirci per una nuova ed entusiasmante puntata. E questa è Sant'Agata di Puglia. Sant'Agata di Castello Imperiale, Bosco Paduli da visitare, la Chiesa Madre di San Nicola, Palazzo De Marinis, e poi si mangiano i torcinelli a Sant'Agata di Puglia. Non chiedetemi cosa sono, ma dovrebbero essere dei... non ve lo dico. Ve lo dico dopo. Va bene, ora invece, visto che siamo all'ultima puntata, cari ragazzi, mi sembrava giusto e doveroso chiudere il nostro appuntamento con l'ospite che abbiamo avuto quando si è aperto questo ciclo, con la prima puntata. Abbiamo infatti in collegamento Skype il presidente dell'Umpli Puglia, Rocco Laucello. Presidente, bentornato. Bene, ben ritrovati a voi, buonasera ai telespettatori di Antenna Sud. Bene, dicevo, abbiamo iniziato con te questo ciclo di puntate alla scoperta di alcuni dei comuni della nostra regione Puglia e ne abbiamo visti di splendidi. È stato un viaggio molto interessante, io vorrei che poi magari fossero i ragazzi ad aggiungere altro. Beh, c'è tanto da scoprire, questa è la prima nota che viene fuori. C'è tanto da scoprire, conosciamo molto poco. È chiaro che noi miriamo a far conoscere ancora di più questi luoghi minori della nostra bella, della nostra bella Puglia. Quindi dai Monti d'Aune al Salento. L'impegno delle Proloco non manca, e d'altronde a volte si rende insostituibile rispetto di un'accoglienza che le località offrono attraverso, diciamo, i nostri volontari. È chiaro che oggi è una data importante anche per tutte quelle sedi di Proloco del servizio civile della nostra regione. Oltre ben 170 giovani oggi prendono servizio il nuovo percorso del servizio civile all'interno delle Proloco. Questo significa dare ancora supporto alle nostre sedi e quindi soprattutto formare i giovani per ulteriori opportunità. Ecco Rocco, abbiamo avuto anche ospite Skype qualche sindaco. Qualcuno diceva purtroppo vorremmo fare di più, ma le risorse per il marketing territoriale non sono tantissime, quindi dobbiamo un po' far fatica per promuovere le bellezze dei nostri comuni. Su questo voglio dire ai sindaci che si devono impegnare di più nei confronti di queste benemerite associazioni che rappresentano insieme alla massima istituzione locale la località. E quindi le risorse bisogna trovare attraverso bande, attraverso anche il supporto. D'altronde le iniziative che sviluppano le Proloco nel territorio non hanno un altro costo, perché non è quantificabile il valore dell'impegno di tanti volontari. Cioè l'impegno, diciamo, è un impegno soprattutto di valoriale che noi mettiamo a disposizione della collettività, e per quanto tale, insomma, bisogna trovare sempre un minimo di risorse messe a disposizione di quello che è, diciamo, il contesto dell'accoglienza e della promozione della località. E è un appello a volte che rivolgiamo ai sindaci, agli amministratori, perché loro ci devono credere, come ci credono i tanti volontari che danno il loro apporto all'interno delle nostre Proloco. Ragazzi, una considerazione in chiusura con il Presidente, chi vuole intervenire? Un pensiero su tutto quello che è stato il nostro viaggio?
Microfoni? Sono spariti i microfoni. Arrivano. Vai Daniele. Filippo, io volevo dire che mi sono davvero divertito un sacco e rimarrà sempre un ricordo e anche un'opportunità in più per viaggiare. Ad esempio mia madre è rimasta colpitissima da Calimera e probabilmente quest'anno ci andremo. Assolutamente, per qualche giorno sì. Magari. E altri? Flavio? Io ho scoperto tantissimi paesini che sono veramente una meraviglia. E veramente mi piacerebbe visitarli uno ad uno, proprio in ogni angolo, in ogni scorcio per ogni paesino. E ne abbiamo visti solo 20. Immagina quanti ce ne sono, Presidente. Noi abbiamo solo aperto 20 scrigni, ma chissà quanti ancora. Ne abbiamo, i comuni in Puglia sono circa 255-260 comuni in Puglia. Quindi ognuno riserva tanta meraviglia, tante cose da scoprire e noi prima, diciamo, di avviarci verso un viaggio all'estero dobbiamo riappropriarci dei nostri territori, dobbiamo riappropriarci delle nostre radici, conoscere e diffondere, rendersi ambasciatori della propria località, ambasciatori della Puglia. Non a caso noi abbiamo avuto questi giovanissimi in studio proprio perché attraverso loro vorremmo anche diffondere queste conoscenze. Francesco, l'ultima domanda. Scusami, dimmi. La loro presenza testimonia, diciamo, la veridicità, però la testimonianza giovanile e loro sono il frutto importante di questa attività. Assolutamente sì. Francesco, l'ultima domanda. Sono più che una domanda, sì. Vorrei dare la mia opinione. Sono rimasto molto colpito da praticamente tutti i comuni perché molti mi hanno lasciato comunque una parte dentro di me, più che altro per lo scorcio verso il mare oppure della parte della natura, comuni che comunque su cui non conoscevo molto, però è stata un'esperienza per approfondire di più e comunque per darmi qualche spunto su dove passare l'estate. Perché no? Anche fare una piccola escursione, tanto si raggiungono tutti con poche ore di auto. Presidente, e allora che dire? Andiamo avanti. Buona estate. Grazie. Le Proloco sono in cammino, anzi, questo è il momento buono che stanno operando per animare le località. E quindi da nord a sud della nostra regione, un in bocca al lupo a quanti si impegnano per rendere, diciamo, delle giornate piacevoli nei confronti degli ospiti di ogni territorio, di ogni singola località. Ecco, noi abbiamo parlato di bellezze, proprio una nota a margine, di bellezze architettoniche, storiche, però i ragazzi si sono entusiasmati, soprattutto quando si parlava di tavola, di prodotti enogastronomici, e abbiamo fatto un tour tra i vini della Puglia e poi i prodotti della natura, e il fungo cardoncello, e i dolci, e tutto il resto è un patrimonio inestimabile. È un patrimonio inestimabile. A giorni ci sarà la festa della cipolla d'acqua viva, nell'arco del tempo dei primi 10 giorni di Ferragosto c'è la sagra della Munaced a Cannole, oppure la festa del contadino a Serrano, o la sagra della carne di cavallo a Seclì. Ma diciamo, tutte le, diciamo, i territori, tutte le località e le Proloco sono impegnate affinché rendano una giornata all'insegna dell'amicizia e della spensieratezza. Benissimo. Dopo questi 2 anni di pandemia, è chiaro. Certo. Allora io ringrazio il presidente dell'Umpli Puglia, Rocco Lauccello, grazie davvero per la collaborazione, ringrazio lei e lo faccio anche. E voglio ringraziare tutti i responsabili delle Proloco che si sono messi a disposizione per realizzare i nostri servizi, che sono stati in collegamento Skype con noi, quindi c'è stata una bella collaborazione, fruttuosa anche, immagino, e utile per i nostri telespettatori perché hanno scoperto tanti scorci belli della nostra regione Puglia. Quindi grazie davvero a voi delle Proloco. Grazie per la vostra disponibilità nel mettere in campo questo programma. Grazie al presidente Rocco Lauccello, alla prossima, buona estate. Arrivederci, grazie a voi, grazie. Ragazzi, siamo giunti, dobbiamo votare, c'è ancora il voto, perché comunque dobbiamo votare per la foto di Sant'Agata di Puglia. E allora, per ultima volta, siete la giuria della trasmissione, andiamo a vedere le foto di Sant'Agata di Puglia. Foto numero 1, la 2,
e poi la 3. Eccolo, questo panorama ampio. Flavio. Io voto per l'ultima foto, per la terza, per tutto il panorama veramente bellissimo. Quello più ampio, diciamo. Non posso che concordare con Flavio, e l'ultimo voto di questa trasmissione lo do quindi alla foto numero 3. Idem anche per me, mi ha colpito molto la terza foto. Concordo, la terza foto per il verde che circonda la città. Concordo anche io. No, se vuoi dire altro, non sei obbligato. Vabbè, sì. Comunque. Sì, la terza foto è quella che rappresenta in modo più completo Sant'Agata. Ora hanno detto tutto, la terza foto. No, io invece opto per la seconda, perché ha un'angolazione molto più bella, a mio parere, e rispecchia comunque sia la città che la parte verde del posto. Ma io voto per la terza, perché si vede l'unione tra civiltà e natura. Benissimo. Jonathan? Vabbè, ovviamente la terza, però era... si sapeva già. Benissimo. E allora sarà la terza foto questa, quella che sarà taggata per il comune di Sant'Agata di Puglia. Bene, abbiamo davvero terminato. Allora consentitemi di ringraziare tutta la squadra tecnica di Antenna Sud, che ha realizzato in esterna con i nostri inviati, con i nostri tecnici, tutti i servizi che avete visto nelle puntate, e poi ovviamente la squadra che ha realizzato qui in studio la nostra trasmissione. Quindi grazie a tutti i tecnici, grazie a Domenico Brandonisio, a Paolo Franza, che si sono alternati nei vari servizi in esterna. Un grazie a voi ragazzi, lo devo dire di cuore, perché siete stati bravissimi, siete una delle scoperte di Tagga la Puglia. Voglio ringraziare anche il professor Antonio Curci, che vi ha segnalato, quindi grazie a questa collaborazione siete arrivati nei nostri studi. Io ricordo, loro sono i ragazzi di Radio Panetti, che nella loro vita scolastica hanno dato poi origine anche a questa radio scolastica, come può essere definita? È giusto? Va bene? Ho detto bene. Quindi complimenti a voi, ve li presento e li saluto. Tommaso, Luca, Ilenia, Manuel, Jonathan, Flavio, Leonardo, Francesco, Daniele e Daniele. Oh, guardate, dopo 20 puntate ho imparato i nomi, ce l'ho fatta anche io. Grazie a tutti, è stato un viaggio molto divertente e molto interessante e anche istruttivo. Appuntamento alla prossima, sempre con Tagga la Puglia!